Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. In più occasioni ci siamo occupati di Bosco Nordio, la riserva naturale integrale di Veneto Agricoltura, che si trova a Sant'Anna di Chioggia, provincia di Venezia. La si incontra lungo la Romea, scendendo verso sud, direzione Ravenna per capirsi sulla sinistra. È una riserva naturale integrale gestita da Veneto Agricoltura, un luogo davvero molto interessante sia sotto il profilo naturalistico, per la sua ricca biodiversità e per la flora e la fauna che vi abitano. Ricordo anche a chi ci segue che in una puntata, la numero 26, ci siamo occupati di un abitante di Bosco Nordio, il Pelobate fosco, un raro rospo anfibio che abita proprio la riserva. Ci sono anche altri animali, come per esempio il tasso. Ed è proprio del tasso che oggi parleremo e abbiamo invitato una grande esperta di tassi, la dottoressa Arianna Spada, che è dottoranda a scienze ambientali a Ca' Foscari, esperta naturalista e che conosce proprio bene il Bosco Nordio, ci ha lavorato per diversi anni su diversi progetti europei, Interreg, e che adesso è ancora lì impegnata. Grazie Arianna per essere oggi Grazie. qui con noi. E quanti tassi? Che cos'è il tasso? Così, è inconfondibile per la sua mascherina bianca, però pochi lo conoscono perché si vede poco. Eh sì, beh, il tasso è un animale prevalentemente notturno, questo è il motivo per cui in realtà noi non lo vediamo così spesso, ed è un animale che vive in gruppi familiari, anche molto numerosi. Da noi di solito si aggirano sotto i 10 individui, ma nel resto del mondo, tipo in Inghilterra, a volte si trovano gruppi molto più numerosi. Riusciamo a definire l'areale dove vive il Ah, tasso? in tutta Europa In tutta vive, Europa. sì, poi in realtà ci sono altre specie che vivono in altri continenti, c'è un tasso anche africano che si chiama il tasso del miele, quindi questo mustelide, perché il tasso è un Sì. mustelide, è presente in varie parti del mondo con altre specie, E perché insomma. te ti sei occupata dei tassi di Bosco Nordio? Ma perché è il mio animale preferito, se devo proprio dirlo. E è un animale molto interessante perché appunto vive in gruppi familiari, quindi un pochino ci assomiglia. Ha Quindi la sua vita una sociale. sua vita sociale, è un animale onnivoro, si nutre un po' di tutto. E a Bosco Nordio cosa trova? A Bosco Nordio trovo un po' di tutto, perché Bosco Nordio è caratterizzato da questa grande lecceta, quindi ci sono molte ghiande, per cui probabilmente gran parte della sua dieta è a base di questo, ma poi è un animale che si adatta anche molto bene a vivere vicino a noi e quindi va anche a mangiare presso i nostri orti, i nostri coltivi, quindi anche l'uva e ghiotto di uva, per esempio, oppure di mais, quindi riesce anche nelle zone agricole del nostro territorio a Ho trovare dei luoghi capito. dove alimentarsi con più E facilità. a Bosco Nordio il tasso come si comporta? Beh, diciamo che sta molto bene, molto tranquillo, perché nel tempo ha costruito varie tane, sia delle tane principali che delle tane accessorie, insomma, che sono le tane che utilizza quando si sposta da una parte all'altra, se non si sente particolarmente sicuro, per potersi rifugiare Certo. all'interno. Allora, abbiamo detto che si vede poco perché ha una sua vita Notturno, notturna, prevalentemente, prevalentemente sì. notturna, però noi, grazie alla Ah, fototrappola, sì, grazie a questo strumento. sì, che magari ci spieghi come Sì. funziona e intanto noi vediamo anche un breve Qualche video, filmato, sì, sì, qualche breve certo. video, ripreso proprio con la Con questa fototrappola. trappola. Queste sono delle strumentazioni che si attivano automaticamente, quindi possono essere lasciate nel bosco per lunghi periodi. Vengono attaccate con una Vengono attaccate agli cinghia a un alberi, albero. sì, è uno strumento che viene definito non invasivo perché non disturba l'animale, l'animale sostanzialmente non si accorge della presenza di questo strumento e è una macchina fotografica che si aziona con un sensore di temperatura. Quindi la Inquadra. macchina sente il calore Sì, dell'animale sente che si avvicina, la il variazione cambiamento, praticamente di e temperatura registra. e comincia a registrare, può registrare immagini o video. In questo caso per il tasso ho preferito i video perché è molto più facile capire anche un po' il comportamento, osservare il comportamento di questi animali e vederli muoversi e avere un po' di attività. Quindi per me era importante, diciamo, avere una visione, un po' più dinamica e quindi ho preferito i video in Bene, questa il occasione. tasso poi si costruisce una tana che vive Sì. in Gruppi gruppi familiari, sì. familiari e la tana com'è strutturata?
La tana è fatta da diversi ingressi. Se è una tana principale, cioè la tana dove passa l'inverno e dove alleva e fa nascere i piccoli, è una tana che può avere mediamente dai 6 ai 10 ingressi, 10-11 ingressi. Quelle di Bosco Nordio, le due tane principali, hanno mediamente 9-11 ingressi. E ogni ingresso porta ad una camera all'interno, che può essere la camera dove passano semplicemente la notte, oppure può essere la tana dove avviene proprio il parto e l'allevamento. E la camera si trova a che profondità? Di qualche metro. Addirittura di qualche metro? Sì, le tane sono molto ampie, possono arrivare ad avere anche una superficie di più di 25 metri quadri, quindi insomma abbastanza grandi. E cambiano le stanze all'interno dell'anno perché ci tengono a tenersi molto puliti e protetti dai parassiti, quindi continuano a cambiare le stanze e a modificarle anche in base a quanto cresce, insomma. E quali sono le dimensioni medie di un tasso? Allora, diciamo che si aggirano in Italia tra intorno ai 15 kg, 15, un pochino di più, diciamo sotto i 20. Ecco, è un animale che va anche in letargo, vero? Sì, fa dei grandi, lunghi sonno, fa un vero e proprio letargo, come ci immaginiamo per esempio per il ghiro o animali di questi tipi, ma si fa dei lunghi sonni e nelle giornate più calde può anche avere un minimo di attività. Non ha un'attività, diciamo, non rimane dormiente per tutto l'inverno. E voi con questi progetti di Veneto Agricoltura siete riusciti a tenere monitorato quindi la presenza del tasso? Quanti animali ci sono? Quindi quanti tassi ci Beh, sono? In alcuni anni che seguo queste tane abbiamo visto che si sono riprodotti sicuramente per 2 anni, ma probabilmente anche di più, solo che in alcuni anni non ho avuto modo di studiarli, e mediamente fanno 3 cuccioli o due, tre. E quindi complessivamente possiamo dire che ci sono? Sicuramente quanti? Potrebbero esserci dai 5 ai meno di 10 tassi che vivono in Bosco Nordio. Ho capito. E senti, a Bosco Nordio, quindi il tasso, abbiamo parlato del rospo, del pelobate fosco. Quali altri animali ci sono poi a Bosco Nordio? Beh, come mammiferi, attraverso le fototrappole abbiamo documentato la presenza della faina, della donnola, che sono altri 2 mustelidi, poi abbiamo visto la volpe diverse volte, e poi c'è il capriolo e anche i daini che sono rimasti, c'è qualche daino che è rimasto, diciamo, da tempi precedenti. Bene. Quindi quando dicevo che la riserva naturale integrale di Bosco Nordio è un luogo interessante sotto il profilo naturalistico per la biodiversità, sì, certo, e per la flora, la fauna presente, dicevo bene. Però certo, so che il tuo progetto di dottorato a Ca' Foscari riguarda il gatto selvatico, altro tema molto interessante, che non vive a Bosco Nordio, no, ovviamente, ma ci dici qualcosa, visto che siamo in chiusura, sul gatto selvatico? Ma il gatto selvatico è noto con il nome del fantasma dei boschi, e questo la dice lunga sulla difficoltà di poter rintracciare questo animale. No, c'è, ma è molto elusivo, è molto difficile da vedere e anche da filmare o da fotografare con queste strumentazioni. È un gatto delle dimensioni in realtà di quasi un gatto normale, poco più grande, e vive, da quello che sapevamo una volta, soprattutto nelle foreste. In realtà stiamo scoprendo sempre di più che arriva anche vicino, abbastanza scende dalla pedemontana e arriva anche. E come facciamo a sapere che è un gatto selvatico e non un gatto domestico che si è inselvatichito? Beh, ha delle caratteristiche morfologiche, quindi ha una, diciamo, una, la colorazione della sua pelliccia è tipica, ha una coda ad anelli che termina clavata, si dice, quindi con questa punta nera molto, diciamo, arrotondata. L'esperto lo riconosce. Sì, e poi ha delle particolari strisce sulla nuca e sulla schiena. Te l'hai visto? Io l'ho visto sempre fototrappolato, perché... Davvero mai? No, solo in ambiente Bene. Controllato, diciamo. Allora, ti auguriamo che nel corso del tuo dottorato tu riesca a vederlo. Speriamo. Il gatto selvatico, nel frattempo abbiamo visto il tasso di Bosco Nordio, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ringraziamo la dottoressa Arianna Spada, dottoranda di Scienze Ambientali a Ca' Foscari. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima settimana. Grazie.